L'Eucaristia, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli. Questa frase di Papa Francesco ci introduce al viaggio del cuore di oggi che ci porta in Abruzzo, a Lanciano, sede del più antico miracolo eucaristico mai documentato. Nell'anno 700 circa, mentre un sacerdote stava celebrando la Santa Messa, l'ostia e il vino si sono trasformati in carne e sangue. Oggi le reliquie di questo miracolo sono conservate nella chiesa di San Francesco, conosciuta anche come Santuario del Miracolo Eucaristico. Siamo nella chiesa di San Francesco in Lanciano, denominata anche e soprattutto Santuario del Miracolo Eucaristico, uno dei più antichi, se non il più antico, miracolo. Qui è avvenuto il miracolo eucaristico nella prima metà dell'VIII secolo, in un anno più o meno tra il 725 e il 750. C'era un sacerdote proveniente probabilmente dall'attuale Turchia che aveva dubbi sulla transustanziazione, cioè della trasformazione del pane e del vino in corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Mentre stava celebrando la messa, in un giorno sconosciuto, non conosciamo né il mese né la stagione, durante la doppia consacrazione, il pane azzimo è diventato una fetta di cuore, ventricolo sinistro, e il vino dallo stato liquido è passato, si è coagulato, è diventato solido. 5 grumi di colore marrone bluastro che popolarmente i lancianesi dicono 5 sassolini. È un prodigio tramandato oralmente perché i documenti o sono tornati in Oriente con i monaci, o sono smarriti, o sono in un luogo sconosciuto, ma la tradizione era stata portata avanti dalla gente di Lanciano, almeno fino alla prima metà del XVII secolo, quando fu messo per iscritto e quindi comincia un'altra piccola storia del miracolo. Il miracolo non è stato mai approvato direttamente, ufficialmente dalla Chiesa, ma ci sono vari documenti indiretti attraverso il dono dell'indulgenza elargita dai papi agli altari di questa Chiesa. I documenti più importanti sono le ricognizioni scientifiche, nel senso contemporaneo del termine, avvenute nel 1971. Il 4 marzo è la data della risposta ufficiale della scienza, con il lavoro prezioso del professor Odoardo Linoli, il quale riassunse tutto con le parole del prologo di San Giovanni Evangelista: il Verbo si è fatto carne, ha posto la sua dimora in mezzo a noi. L'ostia è diventata vera carne umana, così il vino vero sangue umano. I miracoli eucaristici sono doni del Signore e ci vogliono dire che dobbiamo credere all'Eucaristia, al sacramento dei sacramenti, perché quando si parla di sacramenti non diciamo 7 come un insieme, ma 6+1, perché il sacramento per eccellenza è l'Eucaristia, dove non solo riceviamo la grazia, ma l'autore della grazia. Il Santuario del Miracolo Eucaristico è una delle tappe del cammino di San Tommaso, ma in generale sono tantissimi pellegrini che ogni anno visitano la chiesa di San Francesco per pregare davanti alle reliquie del corpo e del sangue di Gesù. Percorriamo un tratto di strada assieme a un gruppo di camminatori del Club Alpino Italiano,
che attraversando la Maiella raggiungono il santuario seguendo il corso del fiume. Siamo un gruppo, siamo del CAI di Lanciano, CAI Club Alpino Italiano, e Lanciano è alle pendici della Maiella e quindi questa è la nostra montagna, la montagna madre. Stiamo scendendo proprio dalla valle di Fara San Martino e ci troviamo in questo posto bellissimo che è il monastero di San Martino. La meta di questo cammino sarà Lanciano ed in particolare il miracolo eucaristico che raggiungeremo attraverso delle tappe, perché è tematica poi questo percorso, questo cammino, quindi è un percorso di avvicinamento al miracolo eucaristico passando per dei luoghi storici molto importanti sia da un punto di vista artistico che religioso. Troviamo qui alle gole di Fara San Martino, che è l'inizio di una lunga valle a forma di forra nel primo tratto, che poi si allarga e diventa Val Cannella e giunge fino alla cima di Monte Amaro a 2793 metri. Allora, le gole sono famose appunto perché in questa zona rappresentano una vera e propria forra, e la leggenda voleva che fosse stato proprio il San Martino con i suoi gomiti ad allargarla, questa forra che sarebbe stata molto stretta, per dar modo agli abitanti, ai pastori, di poter accedere a questa bellissima valle per motivi di lavoro, di pascolo, delle greggi. Camminare, quindi il pellegrinaggio, è legato anche alla religione e io mi rifaccio sempre alla enciclica di Papa Francesco che dice tante cose bellissime, tra cui il rispetto dell'ambiente e della natura. Quindi anche ricordiamo San Francesco, sono San Benedetto, perché qui ci sono stati benedettini in questo monastero della Maiella, e tutti hanno un filo comune, cioè quello della natura, quindi di rispettarla. Padre San Francesco è anche il patrono degli ecologisti, quindi patrono d'Italia degli ecologisti. Stiamo scendendo dalla Maiella, dalla nostra madre spirituale, e stiamo seguendo il percorso dell'acqua. Dalla vetta del Monte Amaro l'acqua si infila nelle fessure della montagna, scende, passa per Fara San Martino e arriva giù a Lanciano. E questo percorso idealmente è un percorso di rinascita, di vita, fino ad arrivare appunto al miracolo eucaristico della nostra città, che notoriamente è simbolo di vita. Quando si mette tutto il corpo in movimento, in un ambiente con quest'aria pura, con l'acqua bella, eccetera, è veramente una cosa, si raggiunge, perlomeno io raggiungo proprio il massimo di quello che voglio. Poi torno riossigenata a casa e poi posso ricominciare da capo. Specialmente in questi momenti un po' particolari che stiamo affrontando, che stiamo trascorrendo, cerchiamo di organizzare questi cammini per portare la gente a passare una giornata nella natura con l'animo un po' in pace e con una spiritualità particolare. Il cammino verso il santuario del miracolo eucaristico, ci fermiamo qui alla Fonte del Borgo, un monumento di straordinaria bellezza inserito nella natura circostante, nel quale l'elemento fondamentale, come possiamo anche sentire in sottofondo, è l'acqua, che è veramente la vita. Finalmente siamo arrivati e siamo giunti qua al miracolo eucaristico, alla chiesa di San Francesco. Ed è stato tutto molto bello. Siamo entrati, ci siamo accostati qua al miracolo, abbiamo sentito una pace interiore. Questo è stato un momento molto emozionante,
e soprattutto alla fine di questo cammino che abbiamo fatto tutti insieme. Bentornati! Il viaggio del cuore di oggi ci ha portati in Abruzzo, a Lanciano, la città del primo miracolo eucaristico documentato nella storia. La città è famosa anche per un altro evento prodigioso, il ritrovamento di una statua di una Madonna con un bambino durante i lavori di ristrutturazione del famoso ponte di Diocleziano, in seguito a un terremoto. La statua oggi è custodita all'interno della cattedrale della Madonna del Ponte, dove ad accoglierci c'è l'arcivescovo della diocesi di Lanciano Ortona. Siamo all'interno della cattedrale Madonna del Ponte nel cuore di Lanciano. Questa cattedrale è molto importante per gli abitanti della città e di tutto il comprensorio frentano. Essa nasce dalla devozione della gente, che l'ha riempita di opere d'arte e l'ha fatta espressione della sua fede più profonda. Viene dal ritrovamento di una piccola formella della Madonna avvenuta secondo la tradizione perché nell'VIII secolo era stata nascosta nel ponte di Diocleziano per evitare che fosse distrutta. Nel 1088 è stata ritrovata a seguito di un terremoto e la devozione della Madonna ha preso il posto di devozioni precedenti come quella a San Maurizio, e la devozione alla Madonna è diventata un punto di riferimento, come dicevo, per tutta quanta la gente della città e del comprensorio. La Madonna del Ponte si chiama così perché questa cattedrale è posta su un ponte del tempo di Diocleziano. Dal punto di vista storico, adesso viene presentata con uno stile neoclassico nella sua facciata e tardo barocco nel suo interno. Molte delle opere d'arte che la compongono sono di scuola napoletana, in modo particolare dell'autore Diano, che ha fatto una parte dell'abside e anche del soffitto. I quadri rappresentano diversi santi, ci sono anche delle statue che rappresentano Sant'Ambrogio e altri santi dottori della Chiesa dell'Antichità, che proprio hanno comunicato a questo popolo la fede in Gesù. Come tutti sanno, oltre la cattedrale della Madonna del Ponte, Lanciano è famoso anche per il miracolo eucaristico, e queste due realtà sono i due tesori di questa città. Vengono da tutte le parti per vedere il miracolo, ma anche per confrontarsi con la devozione alla Madonna, che nel corso dei secoli ha prodotto una serie di ex voto che vengono dal popolo, ma anche ex voto che hanno prodotto delle vere e proprie opere d'arte. La fede del popolo si esprime anche cercando collegamenti fra le due realtà centrali di Lanciano, la Madonna del Ponte e il miracolo eucaristico. Infatti c'è un percorso archeologico che dal di sotto della cattedrale, passando per dei cunicoli, arriva fino alla chiesa di San Francesco, che custodisce appunto il miracolo eucaristico. Il titolo con cui Lanciano esprime la sua devozione alla Madonna è molto importante. Maria Santissima costruisce un ponte fra noi e il Signore. Andando a lei troveremo Gesù come è nelle sue braccia, ma costruisce un ponte anche fra tutti gli uomini affinché, come dice Papa Francesco, noi possiamo sentirci tutti fratelli. Per il nostro momento dedicato ai libri è venuto a trovarci Ezio Aceti, psicologo dell'età
infantile ed adolescenziale, che insieme a Jesús Morán, il co-presidente del Movimento Focolare, ha scritto un nuovo libro, Meditazioni per un nuovo umanesimo. 10 parole bibliche per donne e uomini d'oggi. Innanzitutto, perché c'è bisogno di un nuovo umanesimo? Nuovo umanesimo perché il mondo è cambiato. Vede, noi siamo sempre abituati a descrivere le doglie del parto, questo mondo sembra tutto in crisi, ed è vero. Siamo abituati a descrivere tutte le cose che non vanno, però il parto fa nascere poi un nuovo bambino, sta nascendo un nuovo tipo di uomo, l'uomo mondo. Se noi guardiamo, un bambino oggi è capace di collegare tante cose, è capace di mettere insieme tutti, per cui l'evento Cristo che c'è stato 2000 anni fa continua ancora adesso per portarci un nuovo tipo di mondo. Questo nuovo bambino avrà uno scopo, quello di realizzare la fraternità universale, la famiglia umana. Ecco perché apparentemente sembra che tutto sia in crisi, ma anzi è già nato il nuovo tipo di mondo. Beh, si è parlato di fraternità universale, mi viene in mente Fratelli Tutti di Papa Francesco. In qualche modo si vuole anche dare un consiglio pratico per attuare questo documento? È certo, perché Papa Francesco che cosa fa? Nella Fratelli Tutti tira giù Dio, lo fa diventare pratico, concreto, la prossimità della carne dell'altro, questo è quello che fa lui. Ma per fare questo però bisogna avere una visione dell'altro. Devi vederlo in modo positivo, devi vederlo come uno che è candidato alla grande famiglia umana. Insomma, per poter realizzare un nuovo mondo bisogna avere anche un nuovo sguardo. Papa Francesco allora realizza due cose, un rapporto con lo Spirito Santo molto particolare con questa luce e un rapporto col prossimo, col fratello molto concreto. Senza svelare il contenuto di questo libro che veramente merita di essere letto e forse anche studiato e applicato, se dovesse darci dei consigli a chi ci ascolta, a chi è genitore, a chi è educatore, una, due, tre parole chiave per il momento presente, che è anche un momento di pandemia, di tempesta. La prima parola chiave è ricominciare. Io sono convinto che vale di più una persona che ha sbagliato 100 volte ma si rialza con l'obiettivo in testa di migliorare, che l'altro perfetto spaccato che sbaglia una volta non ricomincia. Ricominciare. La seconda. Noi oggi abbiamo un nemico. Il nemico c'è oggi. Si chiama scoraggiamento. Lo scoraggiamento quando ci attacca, quando sbagliamo, dato che sbagliamo tutti io per primo, e che cosa fa? Prende lo sbaglio e ti fa sentire come se tu fossi fatto tutto male. Cosa fare? È semplice. Basta entrare dentro e Cristo è già dentro di noi, anche in chi non lo sa, perché c'è dentro. E che cosa fa Cristo? Ti tira su, ti fa sentire che puoi riprendere, puoi ricominciare, ti dice guarda, rialzati, chiedi scusa. Se noi facciamo questo, quando ci rialziamo, avremo la sensazione di vivere una commedia. Per me quella è la commedia della vita, perché noi non siamo solo lo sbaglio che abbiamo fatto, ma siamo anche quello che vogliamo diventare. È questo cadere e rialzarsi che ci rende liberi. E sai che cosa scopriamo? Che forse educhiamo di più e valiamo di più con le nostre fragilità risorte che non con tutte le grandi idee che abbiamo in testa. Beh, grazie davvero per questi spunti, direi importantissimi nel nostro viaggio della vita, ma continua anche il nostro viaggio del cuore e vi consiglio la lettura di questo libro, Meditazioni per un nuovo umanesimo, scritto da Ezra Ceti e Jesús Morán, edito da San Paolo. Continuiamo il nostro viaggio del cuore di oggi. Torniamo ora a Lanciano per visitare il Museo Diocesano, segno della fecondità artistico-spirituale della diocesi di Lanciano Ortona. Siamo all'interno del Museo Diocesano di Lanciano. Questo è un museo di arte sacra e all'interno del nostro museo avremo prima di tutto vi voglio far vedere un'opera più rappresentativa che è il Cristo Portacroce. Un'opera che ci prende dal punto di vista emotivo. È un'opera del XVI secolo. Nel mondo ne abbiamo tre, una a Toledo, un'altra a Boston. Questa è la sala della croce. E quest'opera, se la guardiamo guardando lo sguardo del Cristo, ci fa pensare non soltanto alla sua croce, ma alla croce universale che il Cristo si è presa sulle sue spalle.
La qualità e la ricchezza di questo museo non è soltanto nelle sue opere d'arte, ma anche sulla ricchezza materica delle opere d'arte. Per esempio, questa è una sala particolarmente rappresentativa, per cui abbiamo da una parte le tele, i tessuti e i metalli. Dietro di me c'è Polidoro d'Aranciano, di scuola di veneta, è stato un allievo di Tiziano, basta guardare i panneggi, i colori che sono particolarmente rappresentativi di quel periodo. Poi la croce di Nicola da Guardiacrele è una delle croci più significative del periodo rinascimentale. Nicola è uno degli artisti più importanti qui in Abruzzo. Una delle opere significative del periodo medievale che è stata trovata all'interno di un cantiere di restauro, all'interno di un foro e poi recuperata in questi ultimi anni con la collaborazione della sovrintendenza, è la casula, che è un paramento che usavano i sacerdoti, che hanno sempre usato i sacerdoti. Questa in particolar modo è lavorata sulla parte della schiena, perché è preconsiliare. I sacerdoti in quel momento non si rivolgevano alla sala, ma avevano la schiena rivolta ai fedeli. La sala delle conocchie, legata a ritualità e a devozionalità locali, legata ai santi, contiene questi volti, queste mani, che poi venivano rivestite per continuare le ritualità delle processioni. La caratteristica di questa sala è vedere questi volti e immaginare come poi la ritualità li rivestisse di vestiti sacri. Nella terza domenica di Avvento si celebra la Domenica della Gioia ed è interessante che sia legata a questa celebrazione il brano di Luca 3, dove viene posta una domanda. Che cosa dobbiamo fare? Una domanda che ricorre tre volte attraverso tre categorie sociali diverse. Ci sono i pubblicani, poi alcuni soldati e anche le folle, le persone normali, che chiedono che cosa dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare per essere felici? Che cosa ci può rendere veramente felici? E Giovanni il Battista risponde alle folle: chi ha due tuniche ne dia una e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Dunque alle folle, a tutti noi dice: se volete essere felici condividete ciò che avete. E poi ci sono i pubblicani che gli chiedono: e noi che cosa dobbiamo fare? E loro erano una classe in qualche modo di guida per gli altri. Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Una seconda via per la gioia è la giustizia, che non è dare solamente a ciascuno il suo, ma saper condividere e saper cercare il vero bene degli altri. E poi i soldati, una categoria importante all'epoca, anche di potere, un altro potere. E noi che cosa dobbiamo fare? E Giovanni: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Una terza via per la gioia: non abusate del vostro ruolo, del vostro potere. Qualcuno dice che basta uno stuzzicadente in mano a un uomo e diventa uno scettro. Quante volte anche noi ci comportiamo così, con un po' di potere schiacciamo gli altri. E invece no, non abusiamo delle nostre posizioni, ma il vero potere è il servizio, è l'amore, cercare di aiutare gli altri. E accontentiamoci di quello che abbiamo. C'è poi una quarta via per la gioia che Giovanni Battista propone a tutti coloro che cercano di capire se sia un profeta, Elia o addirittura il Messia. Lui semplicemente si definisce voce di uno che grida nel deserto e annuncia che dopo di lui sta venendo qualcuno di più forte di lui che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E allora ci indica una cosa importantissima: avere consapevolezza di chi siamo veramente. La vera umiltà ci dona la gioia, a volte invece aspirare a qualcosa che non siamo, fare la fatica di non essere noi stessi, ci rende infelici. Giovanni Battista sa chi è e non ha paura di essere se stesso.
e sa riconoscere che qualcuno, Gesù, è più forte di lui e si mette a servizio preparando la via per lui e poi cerca di preparare i cuori ad accogliere il dono del fuoco d'amore dello Spirito Santo. Ecco, abbiamo un panorama di suggerimenti per vivere la pienezza della gioia, la condivisione dei beni, cercare il bene degli altri, la giustizia, cercare di non opprimere chi è in difficoltà, ma di essere a servizio, di accontentarci di quello che abbiamo, sapere chi siamo, chi vogliamo essere, mettendoci a servizio e imparando a pregare con il cuore, invocando lo Spirito Santo. Rieccoci insieme. Il nostro viaggio del cuore a Lanciano continua visitando la chiesa di San Biagio, protettore della gola, dove ogni 3 febbraio, giorno della sua memoria liturgica, i fedeli arrivano in massa per ricevere una benedizione davvero particolare. Ci troviamo nella cripta di San Biagio, che è la chiesa più antica della città di Lanciano. È molto semplice, non ci sono decorazioni di sorta, però è estremamente interessante perché ci racconta delle storie che si perdono nella notte dei tempi. Qui siamo sicuramente intorno all'anno 1000, se non anche prima. La chiesa di San Biagio è dedicata appunto a questo santo taumaturgo San Biagio, che ha una storia particolare. La tradizione ci racconta che viene dal Medio Oriente, come molti santi che si venerano soprattutto nella zona adriatica. Dietro la sollecitazione di una mamma che aveva il bambino che soffriva perché le si era conficcata una lisca di qualche pesce in gola, San Biagio è riuscito a togliere questa lisca e da allora è diventato il protettore della gola. Quindi qua che cosa succede? Che ogni anno il 2 di febbraio, in occasione della festa della Candelora e poi il 3 febbraio la festa di San Biagio, nella chiesa qui vengono migliaia e migliaia di persone perché vengono a farsi ungere la gola come segno distintivo e protezione contro tutti i malanni di gola. La gente ci crede fermamente, porta anche i bambini, perché a loro volta, quando diventeranno grandi, porteranno i loro figli. Quindi è una tradizione antichissima che si perpetra in continuazione fino ai giorni nostri e andrà avanti ancora per altri decenni, spero, anche centinaia d'anni, non lo so chi ci sarà. La chiesa è molto semplice, è un'aula praticamente quasi del tutto disadorna, tranne pochissime accezioni artistiche. Tra queste c'è una statua lignea di San Biagio, di epoca incerta, probabilmente intorno al 1300 sarà stata fatta, che la statua lignea è sempre un po', come dice la parola stessa, legnosa, un po' rigida. Infatti qui il santo sta con una mano così, insomma, sembra proprio veramente quello che è, cioè un pezzo di legno. Però alla gente questa cosa non interessa, la gente interessa la tradizione, il fatto che San Biagio sia un ottimo protettore per i malanni della gola. Quello di Lanciano è solo il primo dei tantissimi miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa. Uno di questi riguarda San Giovanni Bosco. I suoi biografi raccontano che nel 1848, durante una messa, Don Bosco si accorse solo al momento di distribuire la comunione ai 360 ragazzi presenti che nel tabernacolo erano rimaste soltanto 8 ostie. Tutti notarono questo fatto e cominciarono a domandarsi che cosa avrebbe fatto Don Bosco. Giuseppe Buzzetti, che divenne uno dei primi sacerdoti salesiani, quel giorno serviva messa e quando vide Don Bosco moltiplicare le ostie e comunicare i 360 ragazzi, si sentì male dall'emozione. Conosciamo adesso un'altra storia proprio legata a missione Don Bosco. Sono padre Rafael Montenegro, salesiano dal Venezuela. Bene, la situazione del Venezuela in questo momento è molto difficile, una situazione dove c'è tanta povertà e anche tanto bisogno di tante cose.
Per questa situazione ci sono delle famiglie che hanno perso casa, non hanno un lavoro e quindi quelli che soffrono di più sono i bambini, i ragazzi, perché non hanno da mangiare e poi non hanno un futuro. Quindi lì noi Salesiano facciamo lo sforzo di offrire qualche progetto, di appoggiare questi ragazzi che abbiano il cibo, che abbiano la possibilità di studiare e quello necessario per vivere. A Caracas, per esempio, ci sono zone dove si mettono tanta gente che hanno perso il lavoro, che non hanno dove va a vivere e quindi si mettono lì in condizioni molto molto precarie e lì ci sono tanti tanti bambini e ragazzi. Noi Salesiani abbiamo un progetto anche per questa gente, per questa situazione. Noi Salesiani siamo lì lavorando con la gente, soprattutto con i giovani. Come Don Bosco diceva, io per voi studio, lavoro, vivo, noi Salesiani continuiamo a vivere e a lavorare per i ragazzi. Torniamo adesso a Lanciano per visitare la chiesa di Santa Chiara, sede della confraternita Morte e Orazione, famosa soprattutto per la processione degli incappucciati del Giovedì Santo. Siamo all'interno della chiesa di Santa Chiara, in Lanciano, sede dell'Arciconfraternita Morte Orazione e San Filippo Neri. Stiamo uscendo da un periodo pandemico grave, gravissimo, e la confraternita nasce proprio in un'altra epoca, nel 1600. Durante un'altra pandemia molto grave che ha colpito l'Italia e tutta l'Europa, la peste. Un gruppo di fedeli lancianesi nel 1600 hanno iniziato a dare degna sepoltura ai cadaveri degli indigenti che non riuscivano quindi ad avere una cristiana e degna sepoltura, soprattutto nelle campagne adiacenti la città di Lanciano. Da fuori le mura della città portavano i cadaveri dentro la città di Lanciano e nasce quindi questo primo nucleo operativo che si chiamava la Compagnia della Buona Morte. Nel 1608 la confraternita poi viene affiliata alla casa madre, alla confraternita madre della Morte d'Orazione in Roma. Di lì i confratelli cominciano ad aumentare di numero. I motivi erano due: quello di garantirsi una sepoltura dopo la loro morte e anche quello del poter avere delle messe in loro suffragio. La confraternita col passare dei secoli si avvicina poi al culto di San Filippo Neri. Filippo Neri è il santo della gioia, della condivisione, della fraternità, della solidarietà. È un aspetto che mi piace molto sottolineare in quanto noi, oltre ad essere conosciuti per le processioni e per il nostro abito scuro con il cappuccio e il medaglione col teschio, siamo anche solidari tra noi, festaioli, allegri, gioiosi e ci piace quindi condividere le cose belle e le cose brutte che la vita ci pone davanti. Uno degli aspetti principali che caratterizza la nostra arciconfraternita sono i riti della Settimana Santa. Ne siamo gelosi custodi, sono riti che ci caratterizzano da secoli e che tramandiamo con delle leggi scritte e non scritte da generazioni, da confratello anziano a confratello più giovane. La processione degli incappucciati o del Cireneo è l'evento che ci caratterizza e ci distingue di più rispetto alle altre confraternite, perché ha luogo a Lanciano la notte del Giovedì Santo rispetto alle tradizionali processioni che di norma avvengono il Venerdì Santo. Il Cireneo è una figura di straordinaria speranza. Il Cireneo prega per se stesso, prega per la confraternita, prega per la città di Lanciano. È il fulcro della processione, è il fulcro di tutto il Giovedì Santo lancianese. A Lanciano ogni anno la sera del 23 dicembre si ripete il rito della squilla. Alle 18 la campana apposta sulla torre civica comincia a suonare dando il segnale a tutte le altre chiese della città che di lì a un'ora cominceranno a suonare per l'inizio della festa.
Quindi le persone si scambiano calorosamente gli auguri di Natale e si recano alla processione che da Piazza del Plebiscito conduce fino alla chiesetta in cui anticamente si recava il vescovo della città in pellegrinaggio, dove si celebra una messa prima del rientro nella piazza da cui la processione era partita. Scopriamo insieme l'origine di questo rito che accende la festa del Natale. Siamo sul ponte che fiancheggia la cattedrale della Madonna del Ponte per parlare della squilla, una delle tradizioni più significative della città di Lanciano, che viene fatta risalire all'episcopato di Monsignor Paolo Tasso, che fu vescovo di Lanciano tra la fine del 1500 e il 1600. Monsignor Tasso aveva l'abitudine di recarsi in pellegrinaggio in una chiesa che è fuori dal centro urbano, la chiesa dell'Iconicella, in quella che nei secoli passati era la prima ora della notte del 24 dicembre, che corrisponde nei nostri tempi all'ora che va tra le 6 e le 7 del pomeriggio del 23. Lui si recava appunto in questo pellegrinaggio accompagnato dal suono di una campanella che è chiamata la squilla, che si trova posizionata sul campanile della Madonna del Ponte che vedete alle mie spalle. Questa campanella la accompagnava fino al ritorno nell'episcopio, che era all'epoca di fianco alla cattedrale. A questo però corrisponde anche un rito antichissimo, probabilmente risalente agli antichi culti solari. In quello stesso momento, cioè nella prima ora della notte di questo nel periodo solstiziale, le famiglie lancianesi si riunivano intorno al membro più anziano della famiglia, quasi a riconoscere appunto il loro legame di sangue. Il membro più anziano, il nonno, faceva un regalo ai nipoti che consisteva o in delle monete o in della frutta, che simbolicamente rappresentano l'augurio di prosperità e di fecondità. Venivano anche ricordati i morti della famiglia. Ma qual è il senso di tutto questo? Il senso era appunto ritrovarsi come membri appartenenti ad un medesimo clan familiare, quindi riconoscersi pari, ed era l'occasione quindi per riconciliarsi. Il giorno della squilla non si possono avere conflitti. Ma cos'è oggi la squilla? Dagli anni 80, Monsignor Enzo D'Antonio, lancianese e vescovo di Lanciano, ha voluto ripristinare l'antico uso di recarsi in pellegrinaggio alla chiesa dell'Iconicella. Questa processione però parte alle 5 del pomeriggio, in modo da trovarsi nella piazza alle 6, all'inizio appunto del suono della squilla. E in quel momento tutti quanti si scambiano gli auguri col resto della cittadinanza, per poi tornare alle proprie case e celebrare il rito più antico. Quello che stupisce è quanto ancora oggi, secoli di distanza, questa tradizione sia sentita e come ancora rappresenti un momento di preparazione a quello che è il vero spirito del Natale. Anche questa settimana scopriamo le novità più interessanti del nuovo numero di Famiglia Cristiana con il direttore Don Antonio Rizzolo. La copertina di questo numero di Famiglia Cristiana è dedicata a Papa Francesco, appena tornato dal viaggio apostolico a Cipro e in Grecia, dove ha sottolineato in modo particolare l'importanza del dialogo e dell'accoglienza. In questo numero ricordiamo però in particolare gli 85 anni del Papa, che compie il 17 dicembre. E abbiamo intervistato per questo un suo nipote, che è un padre gesuita, padre Narvaja, il quale ci racconta quella che è la lezione più importante che ha sentito proprio dallo zio, cioè quello di mettere al centro Gesù Cristo, al centro del nostro cuore. Parliamo poi di bambini, partiamo dai vaccini, abbiamo sentito il vicepresidente dell'Associazione Italiana di Pediatria, il quale dice ai genitori che non devono aver paura di vaccinare i propri bambini. Anzi, dice che è fondamentale, che è importante perché possano condurre una vita serena, una vita normale. Parliamo poi dei 50 anni di carriera del cantante e cantautore Ron, il quale ci racconta nell'intervista che le abbiamo fatto
come la fede sia sempre stata importante nella sua carriera, nella sua vita. Infine, per la serie dei Viaggi del Cuore, andiamo a Lanciano, in Abruzzo, accompagnati dal Vescovo Cipollone, il quale ci presenta la città dove è avvenuto il primo miracolo eucaristico, appunto Lanciano, e ci parla anche di una tradizione locale molto interessante e molto particolare, cioè la squilla di Natale. Anche questa settimana seguiamo i ragazzi delle scuole di Frosinone che hanno lasciato le proprie case, le proprie comodità per vivere un'esperienza comunitaria a Montevarchi. Vediamo come prosegue la loro avventura. Benvenuti. Grazie. Vi stavo aspettando perché adesso insieme partiamo per un'avventura. Un'avventura che ci porta a scoprire il mondo delle api. Mi potete mettere nel gruppo delle pulizie, della cucina, dell'orto, degli animali, ma le api proprio l'ultima cosa che avrei voluto fare. Ma non si può andare con l'orto? Ah no, devo andare con le api? Perfetto. Allora, prima cosa, ci vestiamo. Ecco, tutta in maschera. No, io rinuncio, però mi ho paura. Mi hanno pure chiamato. Fizia! Michele mi consegna la tuta, ma io in quel momento scappo. Scappo proprio via. Ma proprio sono proprio scappato. In questa tuta sicuramente mi sento protetta, però mi sta veramente enorme, mi sento un alieno, un astronauta. Vieni Federico, e ora guarda, io apro piano piano, tu fai il fumo qui dove apro, in modo che il fumo pian piano entra. Vai, deciso, diretto verso l'arnia, all'interno. Oddio, ma quanti sono? No, ragazzi. Questo non è miele, questa è tutta propoli. Le api sono meravigliose, producono un sacco di cose interessanti. Il miele lo sappiamo. Poi cos'è che potrebbero produrre? Che vi viene in mente? La cera. La cera, bravissima. La cera la fanno loro da questa parte finale del loro corpo. Quando sono giovani esce dalle ghiandole le goccioline di cera che poi prendono con le zampe, le portano alla bocca dove hanno le mandibole, le mascelle, le mandibole, e con le mandibole modellano la cera. Per fare cosa? Per costruire le cellette esagonali. Ecco qua, noi andiamo a vedere come sta questa famiglia. Questi insetti sono così piccoli, ma allo stesso tempo molto importanti e bisogna assolutamente salvaguardarli. Avvicinatevi pure. Questo cosa potrebbe essere? Guardate, se faccio così, che vi fa venire in mente? Miele. Questa è la loro scorta, il loro magazzino di casa. Il mondo delle api è un mondo organizzato che coopera, ciascuna fa un pezzetto per la sopravvivenza di tutte e ognuna fa il suo compito. La cosa bella è questa, ciascuna si impegna a fare quello che deve fare. Il paragone che comunque Michele ha fatto con la comunità l'ho trovato perfetto, insomma, perché credo che comunque ognuno ogni giorno faccia la sua parte per un fine ultimo comune. Vedete quest'ape che sta, la vedete questa? Sta uscendo da questa celletta che è chiusa. Lei l'ha aperta perché è pronta ad uscire e sta uscendo. Che carino. E vicino a lei ce ne sono altri che stanno rompendo. Eccola che esce, eccola. Amore! Uno, eccola, benvenuta. Ma cioè nascono già così grandi? Nascono pronte. Secondo te chi è questa? Scusami. In questo caso l'abbiamo anche marcata di bianco, vuol dire che è nata quest'anno lei. L'unione fa la forza, è questo che stiamo imparando in questi giorni, che il lavoro di tutti unito è ancora più bello e le api ne sono sicuramente un esempio. Il nostro viaggio del cuore di oggi termina qui, ma una nuova avventura ci aspetta già domenica prossima.